Ciao a tutti da Annalisa, Marco. benvenuti nella nostra cucina e oggi eccezionalmente andremo a preparare una ricetta non siciliana. Stiamo parlando di una ricetta molto popolare americana della mia amica Vicky Vanilla Pastry Studio. Vi mando il link qui sotto. Che cosa andremo a preparare, Marco? I cookies. I cookies, e guardate un po', ci sono arrivati sempre dalla nostra amica. Ciao sis, love you. E gli ingredienti originali e i tools. Come abbiamo pesato questi ingredienti, Marco? Con i cups, i teaspoons. E quindi abbiamo già misurato tutti gli ingredienti. Nella ricetta che vi allegherò metterò sia la misura in cups and spoons che in grammi. Seguiteci. Pronti? Via. Ciao. Allora, Marco, 2 tazze, 2 cups e 1/4 di farina bianca. Un cucchiaino di bicarbonato di sodio, a teaspoon, a teaspoon di sale, poi a cup di burro, ed eccolo qua. Poi 3/4 di cup di zucchero bianco, 3/4 di cup di zucchero di canna, a teaspoon di vaniglia, basta, è sufficiente una bustina. 2 uova grandi, le nostre vengono dalle galline che c'ha mio papà in campagna, quindi ne abbiamo messe 3 perché sono piccoline. 2 cups di semi sweet chocolate drops, che sono questi cioccolatini molto bene, belli, che daranno appunto la caratteristica a questi cookies che stiamo andando a fare. E poi abbiamo eccezionale, è un'opzione, noci tritate che noi non abbiamo messo. Siamo pronti, via. Come si dice in inglese, via? Let's go. Per prima cosa dobbiamo dire farina, bicarbonato e sale. Iniziamo! Ora che abbiamo messo la farina in un'altra ciotola, dobbiamo mischiare lo zucchero di canna, lo zucchero bianco, la vaniglia e il burro. Abbiamo mescolato tutto l'impasto, mettiamo le uova una a una. Ora mettiamo il secondo uovo. Siccome le nostre uova erano piccole, mettiamo pure il terzo. Adesso, poco alla volta, aggiungiamo la farina. Adesso accendiamo il forno, 190 gradi, modalità statica. È arrivato il momento che aspettavo. Adesso inseriamo le gocce di cioccolata. Yuhu! Una volta terminato l'impasto, foderiamo una teglia con la carta da forno e con un porzionatore
prendiamo a piccole porzioni l'impasto. Attenti, non ne dobbiamo prendere tanto e quando lo mettiamo nella teglia deve essere distante. Adesso inforniamo per circa 10 minuti a 190 gradi in modalità statica. Ecco qua, i nostri cookie sono pronti! Guardate un po', questi sono... Here we are! Grazie Vicky for your authentic recipe. Grazie Vicky per la tua ricetta autentica. Come sono? Mangia, vai! Buonissimi. Ciao. Step dad, step sister, step brother, half sister, half brother, only kids. Mamma, figlio unico si dice.